12-13 anni attraverso i paesaggi sonori di Nathan Fake con un album che mi rimane nel cuore per l'amore perduto, no? Cioè, nel senso, le mie piccole, nuove, nel senso, relazioni, no, d'amore, quelle che finivano, sicuramente Drowning in a Sea of Love di Nathan Fake, lì è partito un po' il tutto, dove comunque volevo anche ricreare uno spazio con la musica, e Certo. sicuramente Nathan Fake è stato un grosso inizio. Da lì poi ho conosciuto, ho iniziato a conoscere un po' il genere elettronico, no? Quello che E poi l'ho invece la figura del DJ, quando l'hai scoperta? scoperta in realtà 2 anni dopo, verso i 14-15 anni. Ho iniziato con gli storici CDJ 100, Ma tramite appunto qualche serata hai iniziato a vedere il ma in realtà no, mondo? set in casa, Ah, set in set casa. in casa, sì, con l'approvazione di mia madre anche, Ok. contenta, presa bene da questa elettronica. Quindi in realtà sì, poi è iniziato comunque non proprio con la linea Nathan Fake, diciamo, ma più con una roba più minimale, anche Ok. perché iniziavo in realtà poi a suonicchiare poco dopo in festicciole artigianali, no? Quelle festicciole un po' fatte in casa tra amici, così. Quindi ovviamente Nathan Fake all'epoca era per un po' difficile e complesso da poter Ok. proporre, Certo. no? All'interno di situazioni di quel tipo, quindi un po' con la minimale. Poi comunque, poi io sono di Reggio Emilia, quindi non so se conoscete o meno, però il Mafia Club di Reggio Emilia ha Ok. un'istituzione comunque rispetto alla techno e alla minimale. Quando ancora Benny Benassi faceva la minimale, quando, Ok. quindi un po' il suo percorso, no? E com'è stato, diciamo, lo sviluppo poi, no? Quindi quando hai conosciuto le prime esperienze proprio con un pubblico? Le prime esperienze con un pubblico, allora, nel senso che in realtà, allora, sì, suonicavo nei piccoli clubettini e localini delle mie zone, tra Reggio e Modena, con un po' di collaborazioni qui e là, soprattutto in gallerie d'arte, che Ok. inizialmente doveva essere una mostra, poi Bello. si trasformava in una piccola festicciola, perché in realtà è iniziato un po' tutto il progetto, in realtà, è iniziato un po' dall'ambientazione sonora di Ok. un'immagine, che in questo caso era la collaborazione con un artista visivo. Potesse Bellissimo. portare comunque fotografia, ovviamente con una linea che comunque poteva un po' portare anche un po' il paesaggio sonoro che creavo in quel momento, no? Quindi tutto molto bianco e nero, cioè Certo. molta roba contemporanea, fotografie bianco e nero. Quindi un po' è iniziato così. Poi in realtà mi portavo sempre un po' di quella musica, dopo magari la sonorizzazione di 2 ore, un po' più Ok, di quindi diciamo balicchio, no? Cioè, anche stile molto ambient, immagino. una linea, sì, totalmente, cioè tipo diciamo i tappeti sonori, comunque una cosa che di base inserisco nei miei set, qualsiasi poi sia Ed la è stata schermatura della proprio ritmica. questa esperienza a farti valorizzare, no? E a farti Sì, dire, ok, è un bel. l'atmosfera di è partita l'atmosfera, nel senso l'atmosfera sonora, in questo caso, è partita tutto da una parte più di immagine, cioè qualcosa deve comunque caricarti, no? Deve Ok. comunque darti come si può dire, un immaginario, no? E questo era per me il tappeto sonoro in ogni Perfetto. selezione sonora di produzione o che anche nella selezione comunque del DJ set. Quindi Certo. questi tappeti sonori con poi dei cambiamenti di ritmo in Certo. base alle varie situazioni che mi potevano capitare. Però questa è un po' Ok. la mia particolarità dei set, cioè Certo. l'atmosfera sonora che va ad avvolgere ogni ritmata, Bellissimo. come si E può creare. come vedi appunto nel pubblico, comunque nelle persone che poi ascoltano, questo flusso? Cioè, Bella, capisci e ci bella entrano? Ti domanda, piace sì, bella entrare in domanda. contatto? Allora, appunto, da che dicevo che dalle piccole collaborazioni con questi studi o di architettura o gallerie d'arte tra Modena, Reggio Emilia, Parma, nelle mie zone, diciamo. Poi in realtà ho conosciuto questo progetto di Milano dove mi hanno inserito nella loro line-up, cioè come resident di questi Ok. eventi a Milano, a Spazio Concept, che ora purtroppo non c'è più, però comunque dove in realtà è stato proprio suonare e fare anche un DJ set, una selezione a Milano. Per me la prima volta che suonavo comunque a Bellissimo. Milano è stato meraviglioso, comunque avevo 17 anni, 16 anni, Giovane. quindi prima data a Milano, caspita, perché loro hanno mostrato dei miei SoundCloud, dei miei set, così, quindi Certo. gli era piaciuta comunque la selezione, quindi ho detto, vieni a Milano, ti diamo comunque l'alloggio, pochi soldini, però non mi Certo. interessava, cioè volevo propormi a Milano. No, Quindi in capito, realtà comunque era anche se un'esperienza. città come Milano a portare comunque l'ambiente e l'elettronica, no? Dove comunque già all'epoca lì comunque Certo. Milano era già abbastanza Sì, 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 conosciuta, sì, no? sì. Come linea, come genere. E come te la sei E me la vissuta? sono vissuta che in realtà, cioè, tipo, sembrava che, cioè, le persone di fronte a me sembrava che stessi facendo un live set, cioè proprio un live. Invece Ok. stavo semplicemente facendo un DJ set, ma la loro attenzione
e anche la loro tranquillità nel guardarmi, nell'ascoltarmi, perché comunque in realtà era proprio roba d'ascolto, cioè okay, più mentalona, diciamo, è stato meraviglioso, cioè, perché comunque stavo facendo un DJ set e le persone mi guardavano come se stessi veramente facendo un live, cioè okay, questa è proprio la cosa che... Bello, cioè, molto bello. Erano molto interessati e curiosi da ogni selezione. Per lo scambio loro, certo. Sì, e poi soprattutto ho visto anche il cambio dal piccolo paesino, cioè da certo, Modena, Reggio Emilia, piccole città, a arrivare a Milano e vedere comunque dove viene colto tutto, certo, con un'energia estremamente diversa, molto più... C'è più interesse nel voler scoprire cosa, esatto, c'è dietro. Esatto, sì, esatto, esatto. Sì, con sì, già un bagaglio comunque dietro. Non stavo portando io qualcosa da far conoscere, come magari poteva capitare nelle mie zone, ma loro già conoscevano quello, certo, che stavo comunque... Ed erano curiosi perché magari stavo mettendo cose che loro neanche conoscevano. Certo. Quindi... E invece poi cioè, ci sono obiettivi a cui diciamo vorresti... So, vorresti compiere in questo, ma allora adesso allora, lento rituale, parliamo di lento rituale, allora, scusami, sì, guardi, butto su questo perché è la cosa che più adesso in questo momento a cui tengo, certo, è un progetto che è nato da poco, che è stato una sequel, no, del diciamo dell'ambientazione sonora all'interno degli, certo, spazi culturali, dove in realtà vedevo le persone che guardavano il quadro, ascoltavano e viaggiavano, cioè meditavano, okay, proprio riflessione totale. Quindi da lì è nata, ad oggi è nato Lento Rituale, che è un progetto che si sposta tra ritiri spirituali, quindi live set ambient durante le pratiche yoga, oppure durante la meditazione, fino ad arrivare a, dove io sono educatore in una comunità, live set durante i gruppi di psicoterapia in collaborazione con i miei, bellissimo, colleghi psicoterapeuti, diciamo. Fantastico. Quindi si è tutto questo stato su questo, ovviamente qualche situazione magari anche più di chilling, eventi, festival, roba, certo, così, le continuo a fare, perché comunque anche il mondo del club, cioè è una cosa che non mi sono allontanato e anzi ti piace, mi piace tanto ancora lavorare su questo, però ora il progetto si sta spostando molto di più su questa web qua, certo, sul, esatto, sì, su quella proprio la riflessione, la meditazione e la pratica, certo, diciamo, di ogni... Quanto è difficile periodo riuscire a interpretare a livello sonoro un qualcosa di visivo, cioè come ti ispiri e in base a quale stato d'animo, no, vai a comporre poi il set. Allora, beh, complessa, interessante. In base sicuramente, vabbè, l'ambiente, no, gli spazi, il posto in cui il lo luogo, fate, il, certo, luogo, infatti quando sono queste collaborazioni, quando ovviamente non ho modo di andare a fare un sopralluogo perché magari è da tutt'altra parte d'Italia, ovviamente non è possibile, certo, quindi mi documento attraverso un po' quello che mi inviano loro e il loro materiale che hanno, certo, quindi da lì uno schermo, ambienti, spazi, okay, immaginazione su quello e l'altra ascolto, quindi selezione dei suoni, selezione delle musiche, selezione delle tracce, e quindi si lavora più su questo, poi anche sulle luci, molto, okay, sulle luci, anche una e scelta. E anche ti chiedo la tipologia di persone che pensate venga a quella specifico, a quel specifico evento? Ma allora, la tipologia delle persone, sì, che... O è più, no, sempre un po' un ternallotto, no, in questi contesti? Ma no, in questi te contesti ormai è appunto, bravo, che bella domanda, sì. Nel senso che in realtà mi sto spostando sempre su dove so quello che le persone vogliono. Cioè, okay, nel senso, vogliono venire ad ascoltare a crearsi una loro dimensione, okay, rispetto a quello che sto proponendo. Comunque da tanti anni che suono, ho fatto le mie esperienze, ho fatto comunque diverse esperienze, no? Però ad oggi, cioè, mi voglio concentrare su appunto questo progetto, che è proprio quello che in realtà mi mantiene, in realtà vivo anche a livello musicale, perché so che devo seguire questa linea qua, certo, è la linea che più mi appassiona. Quindi e che non ho voglia di stare poi anche a dover cambiare perché, certo, le persone... Certo. No, io vengo lì, sto proponendo qualcosa, le persone che vengono so che vogliono. Dovresti essere curiosi e apprezzare quello che... Esatto. O comunque questo, non apprezzarlo, però avere la curiosità di la sentirlo. La curiosità perlomeno di sentirlo. Esatto, esatto. Di sentirlo. E ti faccio un'ultima domanda. Se ci fosse un'altra passione, no, oltre alla musica, che magari sempre in questo settore qui, quale sarebbe stata? Il biliardino. Il biliardino? No, no. Vabbè, il biliardino perché in realtà... Ho fatto 5 anni dalle suore, ah, alle elementari, quindi in obbligatorio. Biliardino. Ma vabbè, adesso l'altra passione in realtà c'è già, poi più o meno la riprendo, la lascio, la riprendo. Certo. Soprattutto è quella che va a creare le stilistiche, l'estetica dei miei progetti. Okay. Che è Patterns, TMN, che è tipo un progetto fotografico sui materiali industriali e naturali. Bellissimo. Foto a macro e la cosa bella è sempre quella dell'ascolto, sonorità e immaginarsi. Fantastico. Un materiale di fronte. Magari ravvicinato. Esatto, ravvicinato e
creare dimensioni su quello. Quindi la fotografia, ti direi. Ok, ok, interessantissimo. Guarda, ti ringrazio, spero ti sia tornato bene con Hour. E quando vuoi venire, seguimi, lo so. Assolutamente, grazie. Grazie mille.